tutti! Oggi siamo qui per presentarvi questo fantastico libro che abbiamo preso in prestito alla biblioteca La Fornace di Moglie. In una famiglia di topi. In una famiglia di topi ci si sveglia presto e ci si dà il bacio del buongiorno, ma c'è sempre qualcuno che si sveglia un po' dopo o un po' prima. In una famiglia di topi si fa una bella colazione e ognuno fa la sua parte. Anche sparacchiare non piace a nessuno. In una famiglia di topi ognuno si lava, si veste e si allaccia le scarpe da solo, perché come fa un altro a sapere che camicia vuoi mettere o che paio di calzini o che cappello? In una famiglia di topi ci si lava i denti 3 volte al giorno, anche se è noioso. In una famiglia di topi si cammina fischiettando o saltellando o canterellando o in silenzio, guardando il cielo o gli uccelli sui rami, o le castagne per terra se autunno o le viole se primavera, o i funghi e le lumache se ha piovuto. È impossibile che non ci sia niente di interessante da guardare in una famiglia di topi. Se siete curiosi di scoprire quante altre avventure si fanno in una famiglia di topi, correte nella biblioteca La Fornace di Moglie. Perché leggere è bello! Ciao! Ciao!